Carenze di personale, dirigenti e risorse economiche. Sono queste le prime patate bollenti che si è ritrovato tra le mani Vittorio Saladino, il commissario straordinario è arrivato al Comune di Scafati dopo le dimissioni del sindaco Pasquale Aliberti. Il delegato prefettizio ieri mattina ha preso possesso della sua scrivania a Palazzo Maier. Alle spalle un'esperienza al Comune di Boscoreale conclusasi positivamente. Saladino infatti l'ha ricordata con piacere. E anche da questo trascorso ricaverà indicazioni per gestire al meglio la macchina scafatese. Dichiarazioni quasi da amministratore ordinario e non da commissario, quelle però del calabrese Vittorio Saladino. La città di Scafati, ha detto, ha necessità di avere infrastrutture e servizi degni di una comunità di quasi 50.000 abitanti. Il commissario ha annunciato una serie di provvedimenti relativi al personale perché se mancano le strutture di supporto, ha aggiunto, non si ottengono i risultati. Come ogni commissariamento, quello di Saladino sarà a termine, ma sulla sua testa pende un'ulteriore spada di Damocle. Il Ministero dell'Interno, dopo le dimissioni del sindaco scaturite da un'inchiesta dell'antimafia, potrebbe commissariare l'ente per infiltrazioni e dunque mettere rapidamente fine all'era Saladino e soprattutto consegnare la città di Scafati a un lungo periodo di gestione burocratica. Le elezioni potrebbero celebrarsi non prima di 18 mesi e dunque solo nella primavera del 2018. In caso contrario, già nel 2017 gli elettori potrebbero essere chiamati alle urne per eleggere sindaco e consiglio comunale. Le dimissioni di Aliberti erano state annunciate dopo la decisione del riesame dello scorso 25 novembre. I giudici del Tribunale della Libertà disposero per lui la custodia cautelare in carcere con l'accusa di violazione della legge elettorale, con l'aggravante del metodo mafioso, in occasione delle elezioni amministrative del 2013 e di voto di scambio politico mafioso in occasione delle elezioni regionali del 2015. Il riesame accolse il ricorso della Procura Antimafia di Salerno. Il primo cittadino di Scafati non è però andato in carcere perché prima dovrà attendere il pronunciamento della Cassazione alla quale Aliberti ha fatto ricorso.